Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte, ciao a tutti. Nuovo video che riccio, vlog. Questa volta lo farò un po' più lungo, anzi questo video lo trasformerò in un video vlog di non so quanti giorni. Speriamo bene. Allora, mi trovate ancora in canotta, come potete ben vedere, perché tra poco mi corico, anzi c'ho pure il mio panta leggings, vedete? E niente, quindi tra poco mi corico. E adesso, anzi, devo anche andare a farmi avere la skincare, perché non ho finito di fare la skincare e sto provando parecchie cose, anzi sto provando col detergente, latte micellare della L'Oreal, che sembra molto buono, non dà nessun fastidio al viso ed è stra buono, quindi ve lo consiglio. E niente, poi cosa dirvi? Allora, domani farò vedere ciò che mangio, cosa faccio, insomma un po' di attività vi faccio vedere. Non farò vedere tutto, ma piano piano farò vedere un po' di cose. E niente, allora, innanzitutto non so se vi ho fatto vedere come sono vestita. Aspettate, vestita così, vedete? Già. Questo è il mio pantaloncino, questa è la mia maglietta, la mia canotta e questo è il mio pantaloncino, penso da, non mi ricordo dove, Pomplix, scusate, non mi ricordavo, con questi pantaloni bellissimi e comodi e queste sono le mie belle ciabatte, vedete? Già, adoro, bellissime, insomma. A me sono un po' mezzo invecchiate, però vabbè, niente. E questo è il mio outfit di stamattina, che vabbè, stamattina ho utilizzato un'altra maglia, che non faccio vedere perché ora sono stanca, però in un altro momento vi faccio vedere, anzi domani, se mi sveglio, presto, non lo so. Anzi, vi faccio vedere come sono vestita. Il pigiama, perché scusate, ho un'altra clip, ma vi volevo dire come sono vestita di pigiama. Eccoci qua. Ora mi ho messo un bel pigiamino del ragno, perché sia sì, del ragno. La ragno, vedete? Cioè, è un po' squalcito perché mi sto per coricare, quindi vabbè, non fate caso ai miei piedi, però vabbè, niente, sono bella depilata, tranquille. Vi dovete preoccupare. E niente, questi sono i miei bei pantaloni. Nulla di che, nulla di importante. Come dire, vabbè, qua ho messo lo smaltino per i piedi, non so. Cioè, bella, vero? Spero che vi piaccia. A me piace da morire. Qualche vi farò vedere che mi sono messa questa maglia qua, questa, un po' squalcitella, però vabbè, si vedrà qualcosa, sì. Questa è la maglia che ho messo oggi, insieme col pantalone lì, col pantaloncino della Pomplix, questo l'ho preso da un negozio che si chiama il Subacqueo, molto bello, mi piace, da morire. Questa è la maglia che adoro, bellissima, scelta da mia nonna, ovviamente. E niente, come pure rosso, non se lo trovo. Eccolo qua, pure cavo Lavros. Vedete? Eccolo qua. Ciao. Son, si vedrà qualcosa? Sì, eccolo. Defense. SPF 15, anche se non ce ne potrete meno. Però questo è il puro cacao che adoro e mi piace da morire. È un mai più senza. Adoro, proprio molto, molto, molto buono. E niente, alla fine mi ha fatto una bella passeggiata, mi ha goduto un po' la giornata di stamani. Scusate se mi vedete un po' a fiacca, ma sono stanchissima. Domani, se spero vivamente,
di essere carica, 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 perché veramente ho avuto una stanchezza ultima, non c'è niente. Una giornata di M è stata per me. Non so dalle vostre parti come la giornata, ma da me è stata veramente terrificante. Ah, ecco, ho rimesso il mio anello di mia madre, vedete, che mi piace davvero da matti, da impazzire. Adoro e niente. A domani, dai, se riesco. Tanto controllo quanto ci ho messo. Ok, batteria ancora dura, però devo mettere in modalità aereo, altrimenti mi disturbano le notifiche di notte e non mi sta bene. Ciao, a presto, un bacio, anzi, a domani mattina. Stavolta dico buonanotte davvero. Questo qua, come zaino utilizzato? Questo qua della cerro. No, neanche, bugia. Aspettate. Ho utilizzato quella borsa lì come borsa. Non zaino, ma borsa. Quella borsa lì, vedete? La borsa, sì, della Gucci. Molto bella. Non è tanto di marca, ma chi se ne frega. Se mi chiedete, ma è di marca? No, non è di marca, va bene lo stesso. Buongiorno. Ed ecco qua. Dalle pronte a bloccare per poi. Buongiorno. Tutto bene? In cucina? Il caffè, Oh, un disegno, il mio eh? caffè, ecco qua. Assurda, ma chi... Comunque ragazzi, allora dunque, come state? Va bene, sono il mio caffè, non c'è niente da vedere. Ho prodotto un vaso completamente pieno. Parte che ho segnato il mio compagno di scuola. Ho segnato il mio compagno di scuola, alcune, delle superiori. Se sentite voci strane, la televisione a palla, però vabbè. La televisione a palla. Già, che buono. Allora, ragazzi, ho dovuto mettere la televisione a palla perché dall'altra parte c'è una cosa che stai facendo, quindi per evitare rumori brutti ho voluto coprire con la televisione, quindi va bene così. Cosa stavo Si pensando? va per riprendere la scena, cioè il protagonista va lì con un amico che lo riprende, guardate. Sto guanto molto buono. A dopo. Devo fare pulizia di casa oggi. Non si sfugge da lì. Oggi ho pulito tutta la mia casa da aprile. Vicino al mio camera e camera di nonna. Quindi tutta la mia camera, compresa le scale, quindi vabbè, niente. Dopo, buona colazione a tutti, la camera, scuotere le lenzuola e niente, sistemare la mia camera e tutto. Quindi faccio vedere com'è, poi comincio a fare tutte le mie cose perché non filmo più dopo, filmo un altro momento. Già vi ho fatto, come avete visto ieri, forse ieri non l'avete visto, ma ve lo dico io, tutto bello da fare, tutto quanto da mettere a posto, eccetera, anche i tappeti, vabbè. Non ve lo dico neanche, è tutto da fare, tutto da sistemare, insomma, mi avete capito, devo cominciare a sistemare tutto, a pulire, insomma, via. Ho finito a pulire tutta la casa, bagno, cucina, tutto, e niente, quindi adesso mi tocca una bella doccina perché sono esausta, ho un po' di rosco, ho vari dettagli, e niente, quindi alla fine ho pulito tutta la casa.
Io ho lavato i piatti e io invece mi sono messa a spazzare. Bagno, cucina, corridoio e sala. E niente, perché la sera è collegata con la cucina e anche la mia famiglia, con la cuore di mia nonna, che e alla fine adesso ho pulito anzi le scale anche, le ho lavate, ho lavato anche il poggiolo e l'entrata del corridoio delle scale di casa mia. Tutto a posto, ragazze, ok? Niente. Due cose. Quando dice morte per disidratazione la notte dell'interrogatorio è ovvio che l'ha sentito dire a qualcun altro. Ci sono dei metodi, e lei sicuramente lo sa meglio di me, per interrogare le persone con deficit intellettivo. Ovviamente il pubblico ministero quella sera tutto poteva pulito, capire, anche di qui. Non lo sapete, si trova di fronte una pulito, bella signora, era infrescata. Adesso l'ha invecchiata ed è trascurata, ma era un modo normale. E niente, non ci si che una persona che ha trovato la figlia morta alle 10 del mattino, e più o meno quelle sono le... Zombie apocalypse.